And now visit the Osteria del Castello and share with Giontina the experience and luxury of a truly Tuscan cuisine. Salve, sono Franco San Giacomo, sono nato qui in Toscana e lavoro all'Osteria del Castello di Broglio della Barone di Casoli. Allora, qua in Toscana siamo molto fortunati, abbiamo tante materie prime a seconda della stagione. Adesso per esempio siamo in autunno, abbiamo i funghi porcini, abbiamo la cacciagione, il cinghiale, e il fagiano e altre specialità. Quindi siamo, diciamo, baciati dalla fortuna per la ristorazione, perché con tutte le materie prime possiamo reperire, siamo anche più facilitati. Qui da noi facciamo anche tutti i tipi di pasta fresca, tortelli, pici, con i vari ragù o di funghi o di cacciagione, quindi quando verrete a trovarci vi faremo assaggiare sicuramente uno di questi piatti, specialmente se venite in autunno, il tempo della vendemmia, che qui a Broglio è un via vai di uva, di raccoglitori, e allora abbiamo anche l'uva fresca delle nostre vigne per fare la schiacciata con l'uva, che è un dolce tipico autunnale che usiamo noi in Toscana. Buongiorno Giantina. Buongiorno Franco. Come va? Abbiamo un tortino di funghi porcini con una crema di patate e del timo. Grazie. Wonderful. Very good. Prego. Qui abbiamo dei tortelli di ricotta fatti in casa con una crema al basilico, che è fatta molto semplicemente con dell'olio della nostra fattoria e del pecorino e del burro. Prego, buon appetito. La ricotta è di pecora. This is delicious, wonderful. Thank you very much. Ecco, questo è il piccione che facciamo noi con una salsa al vin santo, sempre della nostra azienda, che è molto delicato e particolare. Per contrasto abbiamo aggiunto delle pere noi nella ricetta. Lo aggiungiamo al ferro del piccione, ci aggiungiamo queste pere che gli danno un po' di dolce insieme alla salsa al vin santo. E poi ci sono delle verdure di accompagnamento, sono le verdure di stagione, insomma. And this is typical recipe from this area, from Tuscany? Yes, yes. Wow. Piccione molto tipico in Toscana, il vin santo è il nostro vino dolce. Abbiamo praticamente quasi solo questo in Toscana. Wow. Chianti sicuramente solo il vin santo. Very good. Adesso abbiamo un filetto di manzo ai funghi porcini, che adesso siamo all'inizio dell'autunno e qui da noi cominciano a trovare i primi funghi, e quindi abbiamo provato a fare questa ricetta con i funghi porcini, delle patate arrosto e altre verdure per accompagnare. Okay. Anche qui ci sta molto bene una goccia d'olio sopra al fungo e al filetto. Prego. That's olive oil from this region? Yes. Mm-hmm. Questo è l'olio della nostra azienda. Wow, yeah. Very good. In Toscana usiamo molto l'olio crudo sopra le nostre preparazioni. Wonderful. Bene, Giantina, adesso facciamo un brindisi. Cin cin.